ti bruciano ancora quelle cinque dita, mentre asciughi gli occhi ma non sei pentita, babbo me la paghi, domani scappo via. Io sono una ragazza di campagna, queste cose non me le devi far fare, dai. Neanche scherzi di campagna. Beh, vabbè, però sono sempre di campagna. Una ragazza di campagna per la ricostruzione. Sono onorata e consapevole dell'incarico che mi è stato affidato, lo affronto con grande umiltà e determinazione. So che per ricostruire quei territori bisogna ricostruire case, attività produttive e scuole, ma anche tanto le prospettive di vita e di lavoro delle popolazioni. Il modello dell'Aquila può essere esportato anche ad Amatrice? Beh, in termini organizzativi ci sono già tante cose dell'Aquila che stanno dentro alla governance di questo terremoto, anche perché questo terremoto ha avuto un impianto normativo poderoso in un tempo strettissimo, è il più grande terremoto degli ultimi 100 anni. Burocrazia e anche garanzia di trasparenza, vedrete che non saranno queste le questioni, noi riusciremo ad affrontare con grande serenità il giusto equilibrio tra le garanzie burocratiche di trasparenza e la celerità nella ricostruzione.